Sandra Becelli, cantautrice ternana, esce con questo nuovo singolo che si intitola Sensi. È un ritorno alle scene, alla musica dopo un po' di tempo, diciamo alla produzione musicale. Sì, sì, è un ritorno dopo 4 anni con questo nuovo inedito e un nuovo anche lavoro, che quindi introduce comunque un nuovo EP formato da nuovi inediti e da alcune cover. Sì. Che uscirà quindi? Uscirà il 9 dicembre, è stato posticipato per ragioni organizzative proprio inerente alla realizzazione dei pezzi e i tempi erano troppo stretti e quindi di conseguenza abbiamo deciso proprio poche ore fa di posticipare. Senti, parliamo di questo singolo. Questo singolo com'è nato e cosa c'è dentro? Allora, questo singolo in realtà nasce molti anni fa da uno stage con Tony Bungaro, all'inizio si intitolava in un altro modo proprio perché appunto era totalmente un'altra canzone, anche se la melodia comunque è rimasta principalmente quella. Ho deciso quindi poi di tirarlo fuori dal cassetto e di lavorarci 3 anni fa insieme a David Poggiolini, Paola Capone, che insieme a me hanno scritto il testo, e a Riccardo Brizzi, che con me hanno pensato insomma alla musica. Riccardo Brizzi con la sua R&B Records ha arrangiato il pezzo, quindi nasce da molto lontano ma è venuto fuori solo ora. Come lavorare con Bungaro, che insomma è uno che come dire, a livello di melodie e di testi non è secondo a nessuno, insomma quando si parla di melodia italiana Bungaro... Sì, beh diciamo insomma che è uno delle eccellenze italiane a livello di autori, ma è stato uno stage bellissimo con lui e diciamo che era uno dei miei primi testi, per cui non era neanche facile farlo leggere a lui, invece quando l'ho letto gli è piaciuto molto, mi ha detto solo di cambiare una parola. Gli piaceva molto comunque la metafora che avevo utilizzato e quindi poi ho ideato questa melodia e alla fine di tutto una sorta appunto di intrecci vari, sostituzioni, cambi, non mi convinceva qualcosa e alla fine è uscito fuori questo Sensi. Dunque, tra l'altro l'EP che uscirà non è il tuo primo perché tu hai avuto diverse altre esperienze, poi uno stop di 3 anni. Sì, no, sì, il mio primo EP è uscito nel 2013 con la collaborazione di Luca Angelo Santi e Francesco Morettini. Abbiamo lavorato insomma insieme per creare questo primo lavoro e dopo abbiamo lavorato insomma principalmente a singoli, quindi non abbiamo più lavorato a veri e propri album, fino a quello insomma di adesso, che poi è anche un qualcosa di... cioè è venuto fuori praticamente tutto all'improvviso perché non era previsto l'EP, però con l'etichetta discografica insomma che si è interessata al mio progetto musicale abbiamo dovuto accelerare i tempi e quindi si è parlato di un nuovo EP. Ecco, tra l'altro un'etichetta discografica austriaca, è curioso questo fatto insomma perché no, ci sono moltissime etichette indipendenti italiane, come è arrivato e come è nato, nominiamola anche l'etichetta. Allora, praticamente questa collaborazione nasce con uno dei principali insomma titolari dell'etichetta da diverso tempo, perché mi è stato chiesto anni fa di fare un singolo insomma insieme a lui, mi aveva ascoltata su YouTube e quindi voleva duettare con me e abbiamo fatto questo duetto in inglese. Poi nel corso degli anni lui ha continuato comunque a seguirmi, a mandarmi i suoi lavori, le sue produzioni, fino a quando mi ha detto appunto di aver ideato questa etichetta, mi avrebbe voluta tra i suoi artisti, quindi noi abbiamo cominciato insomma a collaborare insieme. È anche un modo per aprirsi all'estero, no? Sì, senza dubbio, anche perché comunque il mercato discografico italiano è molto particolare ed è molto diverso da quello estero. Diciamo che quello estero si basa molto più su dati
reali ed effettivi rispetto a quello italiano. Quindi se noi vediamo le classifiche italiane con le classifiche estere, diciamo che sono molto diverse secondo vari canoni, perché abbiamo detto perché non provare da quell'altro punto di vista, una cosa nuova, un'esperienza nuova, proviamo, tentiamo. Tanto magari non ci costa anche, nulla. Magari ci scappa anche qualche tappa. Magari, volentieri, volentieri. L'obiettivo, diciamo, che è quello, ne abbiamo parlato con loro, solo che rispetto, insomma, a quello che accade qui in Italia, in cui i live vanno moltissimo, lì i live vanno più sotto forma di eventi, realizzati proprio ad hoc, tramite sponsor, tramite tutto il resto. Quindi c'è proprio una gestione molto diversa da questo punto di vista, va molto comunque la trasmissione radiofonica, televisiva, quindi è più puntata su quello, quindi le canzoni viaggiano più in TV e in radio. Sì. Soprattutto in Germania e in Austria. Sì, e in Austria, sì. In Germania e in Austria, nel mondo di lingua tedesca soprattutto. Sì. Sì. Quanto è difficile fare musica da indipendenti senza una major in Italia? Beh, diciamo che è molto difficile perché bene o male le major ora come ora sono dietro principalmente a tutti questi talent che ci sono, per cui cercano comunque di accaparrarsi coloro che sanno che possono portarle ad avere successo. Sì, è quello, a fare cassa. Diciamo che poi l'ho vissuto un pochino sulla mia pelle questo discorso, perché mi è stato detto proprio papale e molti anni fa, quindi ecco, diciamo che funziona purtroppo così, quindi non è semplice, però alla fine uno lo fa, almeno parlo per me, non è che lo faccio principalmente per avere successo o meno, lo faccio perché comunque è una passione, mi fa stare bene, mi rende felice, per me è aria, ossigeno, e cerco di andare avanti. Poi se capita, insomma, una buona occasione, perché rinunciarci? Cioè, non ho mai rinunciato a nulla di quello che concerne la musica, quindi va bene così.